Bentornati e bentornate a una nuova puntata di Squadra che Vince. Torniamo a parlare di economia e lo facciamo con un'azienda veronese che tra poco compirà 15 anni, quindi un bel traguardo, nata nel 2008, mi riferisco a Phoenix Capital e abbiamo qui in studio il presidente e fondatore Giulio Fezzi. Benvenuto. Grazie e buon pomeriggio. Allora, 2023, 15 anni. Un'avventura iniziata, dicevamo, nel 2008, si ricorda anche le emozioni di quegli anni e poi vedremo anche, presidente, un po' come è cresciuto questo gioiellino che, insomma, ha creato in tempi non sospetti, dando forma anche a delle configurazioni, pensiamo ad esempio allo smart working, che a Verona, insomma, è arrivato, lo possiamo dire, grazie a Phoenix Capital, ma ne parleremo dopo. Grazie intanto della possibilità, sicuramente è stata una cavalcata lunga, interessante, emozione del primo giorno, le ricordo a volte come fosse ieri, a volte come fosse 15 anni fa, sicuramente. Devo dire che, diciamo, alla distanza direi che abbiamo cercato di mantenere, forse abbiamo mantenuto quello che abbiamo nel nostro sottotitolo, che è iniziative di sviluppo. Ci misuriamo sempre con cose nuove, cerchiamo di, appunto, fare cose nuove, lasciare iniziative sul territorio. In questi 15 anni ci abbiamo provato, a volte ci siamo riusciti bene, citavo lo smart world, diciamo Ho sbagliato io, smart office, ho confuso, un primo esempio di co-working. Allora, assolutamente, ecco. A volte spesso mi dico che sbagliamo il timing per troppo anticipo, forse anche in quel caso lì anticipammo un po' i tempi, poi si è visto che in fondo il mondo ha portato dove avevamo provato pionieristicamente ad andare. E a proposito anche di spazi lavorativi e arrivando poi anche al 2022, a quest'anno in corso, c'è stata una bella data, a marzo avete aperto nuovi uffici, insomma, nella piazza più famosa d'Italia, Piazza Affari, per quanto riguarda il business, a Milano. Una bella soddisfazione. Senza dubbio. Prima della pandemia, diciamo che le nostre presenze principali, diciamo, anche per il settore in cui lavoriamo prevalentemente, che è quello finanziario e assicurativo, erano comunque Verona, Milano e Roma. Con la pandemia, dico io, siamo finiti tutti nel cloud e quindi, cioè, i ragazzi lavoravano un po' dappertutto. Abbiamo scoperto che alcuni lavoravano dalle Canarie mentre facevano surf e cose simili. Abbiamo però voluto, devo dire con qualche dubbio all'inizio, ma dopo, diciamo, con grande convinzione, tornare anche ad alcune presenze fisiche, e abbiamo cercato di farlo partendo da un punto molto importante che per noi è, diciamo, è la città di Milano, e farlo da Piazza Affari direi che è un segnale molto forte, tra l'altro uffici bellissimi, molto funzionali, diciamo, che già alla distanza di alcuni mesi stanno rappresentando un fiore all'occhiello importante. Noi. Tra l'altro è stato un anno, diciamo, significativo il 2022, perché avete lanciato diverse divisioni, tra l'altro settoriali e in alcuni ambiti strategici. Pensiamo per esempio alla parte industriale, arriviamo anche alla neonata divisione assicurativa con Vita Nuova. Insomma, avete cercato di diversificare. Esattamente così, diciamo, noi nasciamo nel settore financial, quindi lavoriamo e confermiamo questa vocazione di fondo, diciamo, grande parte della nostra attività, grandissima parte è fatta per banche, assicurazioni, operatori dei pagamenti, però un po' perché abbiamo iniziative di sviluppo nel nome, un po' perché ci piace fare cose diverse e un po' perché, diciamo, raggiunta una certa dimensione di business, è molto importante diversificare, trovare valore e portare valore anche in altri settori. Ci siamo dati molto da fare quest'anno, aprendo prima la divisione difesa industria, quindi la divisione di Mediacom, Sport, Entertainment and Culture, dove abbiamo unito la già nostra presente divisione Sport con la parte Media and Communication, e la nuova divisione di distribuzione assicurativa. C'è una cifra che unisce queste cose, anche se sembrano diverse tra loro. Un minimo comune denominatore. Che sono le persone. Cioè, noi facciamo questa cosa di creare un nuovo business, provare a creare, lanciarci un nuovo business, quando abbiamo la persona
di esperienza verticale focalizzata che lo può fare. È stato così con Andrea Biagini per la parte difesa industria, con Federico Massalongo per la divisione assicurativa e con Silvio Fazzini per la parte media and communication. Sicuramente un triplice salto in avanti di qualità. Venendo anche all'impegno per il territorio, perché una caratteristica di Phoenix Capital, nonostante abbia tante sedi e sia presente, diciamo, in Italia e all'estero, il cuore pulsa, il cuore forte a Verona, e quindi anche grazie a questa passione è nata Next Gen, Next Generation Verona, dove lei è presente chiaramente come presidente e si crea progettualità territoriale, in particolare sul territorio scaligero. Ottima sintesi, perché, e qui doverosamente, diciamo, con gli amici che prima di me hanno fondato l'allora finanziaria della Valpantena, Lessinia Finval, poi ridenominata e trasformata in Next Generation Verona o Next Gen, a cui quindi si deve l'iniziativa. Ben certo. Volentieri sono, come dire, salito a bordo anche mettendoci la faccia, perché penso che un'iniziativa come Next Gen, quindi una holding di servizio di investimento per il territorio che riunisce quasi 40 soci tra imprese e imprenditori del territorio, possa essere, come ha già dimostrato, veicolo di investimento, innovazione e ricadute positive per i nostri territori. È un bel risultato tangibile, lo abbiamo avuto anche nell'ambito sportivo con la sfida, direi proprio, di FC Clivense. Avete contribuito a creare il piano industriale che ha permesso a Enzo Zanin e a Sergio Pellissier di creare questa nuova realtà calcistica davvero differente, almeno nell'intento e nelle idee dei due fondatori. E questa, per, diciamo, almeno la parte che abbiamo seguito noi, a cui abbiamo contribuito e stiamo contribuendo noi, è proprio l'esempio tipico, credo, del progettualità Next Gen da un lato e Phoenix dall'altro. Cioè provare a lanciarci, a cimentarci in qualcosa che non c'era, immaginare strade nuove, metterle a terra, farle succedere, mettendoci la faccia direttamente tutti i giorni. Questo penso che sia la vera sintesi che da parte mia posso fare su FC Clivense. Vedere adesso che da una cosa che non c'era, ci sono 500 persone alle partite, abbiamo fatto alcune riunioni con i soci di categoria B, che partecipano sostanzialmente alle decisioni, tutti quanti alle decisioni proposte dai fondatori. Ecco, cioè vedere funzionare cose che non esistevano è una soddisfazione. E soprattutto aver raccolto importante. Oltre 700.000 euro con il crowdfunding in veramente pochi giorni, quando l'obiettivo minimo era 150.000 euro. Sorrido un po', ecco, me lo lasci dire, perché nessuno ci credeva, e proprio ce lo avevano detto in diverse persone. Ma insomma, ci abbiamo creduto, abbiamo spinto la presa dell'iniziativa, delle persone che la guidavano, Sergio, Enzo, e oggettivamente del calcio, che certo. è un settore che traina in modo importante, almeno il crowd, proprio la folla, hanno fatto sicuramente il resto. E anche per questo risultato siete stati premiati proprio da Verona Network a Bosco Chiesa Nuova, con il premio Verona Network, direi ultra meritato. Chiaramente c'è sempre anche un'anima legata alla formazione. Non a caso in settembre avete lanciato la Phoenix Business School e avete intenzione, anche in ottica futura, di creare qualcosa di più, sempre in ambito formazione. È molto importante per noi questo punto. Cioè, torniamo proprio all'origine di Phoenix, al core business di Phoenix, che, diciamo, oltre ai servizi e a componenti informatiche, è proprio la prestazione di servizi professionali di consulenza. Quindi la nostra, in senso buono e positivo, materia prima, risorsa essenziale sono le persone, in particolare i giovani, che per noi vuol dire dai 20 agli anni, che spesso però hanno bisogno di integrazione formativa per essere preparati alle sfide che ci troviamo a dover risolvere per i nostri clienti. Abbiamo provato in questi ormai quasi 15 anni a trovare anche supporti esterni dal punto di vista formativo, cosa che abbiamo fatto e faremo anche in futuro, però
è un po' un pallino delle origini, preferiamo a questo punto coltivare all'interno. Coltivarli all'interno, come diciamo noi. Abbiamo quindi lanciato questa business school che ha un suo percorso di master per le nostre persone, addirittura triennale, con un meccanismo di crediti, esami da superare, certificazioni. Caspita, strutturata. Molto serio, se facciamo le cose cerchiamo di farle serie, poi insomma vedremo di tenerla alta e di qualità. Prima di arrivare al futuro, direi e ricorderei che Phoenix chiaramente ha delle partnership importanti a livello sportivo. Abbiamo ricordato Clivense, ma anche Scaligera Basket e Verona Basket, in ambito sociale con Abeo e Fevos, e poi nell'ambito culturale con il Festival della Bellezza, Fucina Culturale Machiavelli, Fondazione Aida. Insomma, non vi fate mancare niente, Presidente. Cioè, siamo sempre in movimento. La chiave nostra, soprattutto degli ultimi 3-4 anni, è che siamo cresciuti, dicevo prima, delle persone, quindi abbiamo effettivamente tanti professionisti che lavorano con noi che ci permettono di seguire tutte queste cose. No, ma anche questa è attenzione al territorio. Assolutamente. Comunque, no? Cerchiamo quindi di averla in modo selettivo, attento, che le iniziative che sosteniamo siano in linea con i nostri principi, valori, e poi ovviamente siamo tutti umani, quindi si cerca di essere sui binari corretti, e cerchiamo anche di seguirle bene. Ecco, questa è un po' l'importanza di avere persone che stanno dietro anche a queste attività. Piccola parentesi sulla Scaligera Basket: siete stati tra i primi, insomma, almeno in questa fase, in questo ciclo che ha portato la Serie A a credere in questo progetto, e direi che siete stati anche in questo caso ampiamente ripagati. Decisamente, devo dire che il mese di maggio-giugno, tra lo sport ci ha dato grandi soddisfazioni, sport e gli aspetti finanziari legati allo sport ci hanno dato, devo dire, soddisfazioni incredibili, emozioni che solo lo sport alla fine, almeno per quanto mi riguarda, può dare. Abbiamo ricordato quindi un po' i progetti dell'ultimo anno. In premessa abbiamo detto che il 2023 sarà un anno importante perché ci saranno i 15 anni da festeggiare. Avete in cantiere anche dei progetti già insomma definiti proprio per il nuovo anno? Assolutamente. Abbiamo in questi mesi in corso le attività di pianificazione operativa e economico-finanziaria del prossimo anno, che anche grazie all'ottima performance del 2022 si preannuncia molto intenso, come sono stati tutti i nostri ultimi 14 anni. Ci concentreremo senza alcun dubbio su crescere ancora sul nostro core business. Nel 2022 abbiamo acquisito alcuni nuovi importanti clienti bancari, assicurativi, nei pagamenti, quindi ci concentreremo nello sviluppare le relazioni con i clienti esistenti e quelli nuovi. Punto importante: abbiamo aperto un nuovo filone in tutt'altro ambito che quello della mobilità e della mobility, dove stiamo spingendo forte per portare le nostre competenze. Certamente abbiamo obiettivi importanti nella parte tecnologica, con il nostro modello a ecosistema, certo, con Fastweb e con i partner della cyber security. Tema importante sarà mettere a regime le nuove divisioni create quest'anno. Sul punto Business School, oltre ad aprirsi ufficialmente il percorso di master triennale, abbiamo anche in cantiere con partner importanti che coabitano con noi il lancio di lo studio e il lancio di una piattaforma di e-learning basata su una nuova piattaforma tecnologica di Phoenix TV, sì, su cui cercheremo di scalare anche in ambito tecnologico. Non dimenticheremo, proprio questa mattina abbiamo fatto alcune riunioni interne riservate, iniziative sul territorio. C'è l'idea di provare a scalare elementi, esperienze fatte quest'anno con NextGen direttamente noi, su scala più grande, magari con qualche partner locale di rilievo. Non dimentichiamo che c'è stata anche una crescita occupazionale, mentre molte aziende per vari motivi si trovano in difficoltà, c'è stata invece l'opportunità in casa Phoenix di dare lavoro a molte persone, e anche questo è un dato che secondo me merita di essere sottolineato.
Sicuramente, diciamo, la nostra crescita e la crescita delle società come noi che fanno il nostro mestiere si misura abbastanza in numero di persone che diciamo, lavorano insieme a noi in varie forme. Abbiamo un po' di attività in corso in questi giorni, in queste settimane. Se dovessero andare bene, chiuderemo l'anno intorno alle 80 persone. Aspetta. Tra interni, esterni, a tempo pieno con noi, sarebbe un numero che effettivamente... Quanti eravate nel 2008? Nel 2008 eravamo in due. Eccoci. Due, tre, diciamo. Insomma, quindi da due, tre persone a un'ottantina di collaboratori e dipendenti, insomma, che ruotano attorno all'azienda. Davvero complimenti, insomma, presidente. Chiudiamo, riesce ad immaginare Phoenix Capital tra 15 anni? O è troppo in là? È abbastanza in là. No, era per dire, insomma, dandosi un orizzonte un po' più lungo. Allora, nel fare, forse per la prima volta degli ultimi 15 anni, nel fare le proiezioni sull'anno prossimo, in realtà abbiamo messo un occhio anche a 3-5 anni, provando a darci un obiettivo molto importante per il nostro settore, ripeto, che diciamo, sarebbe quello di traguardare, se un driver è il numero di persone, dagli 80 di oggi arrivare intorno ai 140-150 persone, avere la business school funzionante e digitalizzata e aver aperto, se vi ricordate alcuni anni fa l'avevo già detto, diciamo, alcune presenze estere. Su questo ultimo punto, che non ho detto prima, abbiamo messo un primo obiettivo quantitativo già per l'anno prossimo. Quindi dovessi dire, tra magari prima di 15 anni, per il 20° anno, di essere grandi quasi il doppio di adesso e di avere presenze estere magari in 2-3 paesi. E va bene così, presidente, perché nel senso l'importante è avere una visione chiara, lei ce l'ha e soprattutto conoscendoci anche da qualche tempo, ciò che aveva previsto negli anni passati poi si è verificato, quindi le auguro davvero di proseguire con questa cadenza, con il raggiungimento degli obiettivi che Phoenix Capital si pone da qui ai prossimi anni. Intanto un grande in bocca al lupo per i prossimi davvero appuntamenti, soprattutto al 2023 per i 15 anni. Grazie. Alla prossima puntata.